Alle 8 erano già dinanzi alla scuola e puntualissimi al suono della campanella sono entrati. Sono l'esercito dei maturandi vibonesi che oggi hanno dovuto affrontare la prima prova, quella di italiano. Noi siamo andati ad intervistarli prima dell'inizio dell'esame. Hai paura? No! Sei tranquillo? Sì! Che devi essere nervoso! Che traccia ti aspetti? Boh, io secondo me questo è l'anno buono che esca una donna finalmente. Quindi o è Samorante, questo qua, secondo me. Però io farò il saggio breve, penso proprio, perché l'analisi del testo la trovo un po' più complessa. Sei tranquillo? Sì. Che cosa ti aspetti come tracce? JFK probabilmente, anche Pirandello. È uscito invece versicoli quasi ecologici della raccolta Ressa Missa di Giorgio Caproni per la tipologia A. Poi una traccia sulla natura tra minacce e idillio nell'arte e la letteratura, per l'ambito artistico-letterario, che include anche immagini di quadri di William Turner e Bufera di neve, Annibale e il suo esercito attraversano le Alpi, e idillio primaverile di Pellizza da Volpedo, oltre a testi di Seneca, Leopardi, Lucrezio e Schopenhauer. Poi disastri e ricostruzione per l'ambito storico-politico, con testi di Giorgio Boatti e Alvar González Palacios, e robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro per l'ambito tecnico-scientifico, con un testo all'indire un incontro sulla robotica educativa di Fabiana Bertazzi e citazioni dal sito web della Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa. E come ultimo saggio, nuove tecnologie e lavoro per il socio-economico, con un articolo di Enrico Marro tratto dal Sole 24 Ore e dal titolo Allarme ONU, i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano. Le proposte della tipologia B invece sono accompagnate da testi di Giacomo Leopardi, Giovanni Pascoli e Eugenio Montale. E ancora il miracolo economico italiano degli anni 50 e 60 per il tema storico, tipologia C, con una citazione di Piero Bevilacqua da Lezioni sull'Italia Repubblicana e da Paul Ginsburg da Storia Italiana dal dopoguerra a oggi. Mentre il progresso è al centro del tema di attualità, tipologia D, e la traccia parte da una citazione di Edoardo Boncinelli da Per migliorarci serve una mutazione. I ragazzi, tesi, hanno atteso che le segreterie stampassero i plichi con queste tracce e poi si sono concentrati su quello che dovranno scrivere nella speranza che tutto vada per il meglio. Professore, cosa state facendo? Stiamo scaricando la prova. Abbiamo Se ci aperto il sito riusciamo. automatico. Se ci riusciamo. Siamo tutti tesi. Sono molto ansiosa, però speriamo bene. La prima prova, diciamo, di italiano, rispetto alle altre due, diciamo, quella più semplice, si può dire, quindi speriamo bene. Com'è passato l'ultima notte prima degli esami? È stato molto brutto, mi sono addormentata alle 2:30 stamattina, perché comunque l'ansia si fa sentire, e quindi è stato un pochino brutto, però alla fine speriamo bene, dai.